Bene amici della Soundtech World, oggi ho in anteprima un prodotto TP-Link, parliamo dell'Archer D20, un prodotto che non è ancora uscito, un modem router dual band con tecnologia AC750 megabit. Dopo andremo a vedere più da vicino le specifiche tecniche di questo prodotto. Tanto vi dico che ha la rete guest, parental control, protezione fino a 6000 watt per sbalzi di tensione e finalmente la tether up compatibile con i modem router, perché questo modem cambia completamente l'interfaccia di TP-Link, quindi la classica interfaccia che vi siete ricordati di vedere su tutti i modem router. Questo prodotto non ce l'ha perché ha una nuova interfaccia completamente rivisitata da TP-Link, anche tra l'altro molto bella da vedere e più semplice da configurare. Andiamo a vedere un attimino la confezione, come si presenta. Il prodotto si presenterà così. Questo è il modem, lo lasciamo un attimo da parte. Ci sono veramente delle differenze tra gli altri modelli. Questo è un alimentatore da parete, sempre il classico 12 volt da 1,5 A, come potete vedere, eccolo qui. Cavo Ethernet, una patch da 50 cm, il cavettino, i due cavetti che poi servono per collegare il modem router, perché da una parte lo andrete a collegare nella presa del telefono, dall'altra parte abbiamo il telefono e dall'altra parte, sempre con il cavetto, ci collegheremo il modem router. Quindi un filtro plug davvero molto interessante. Il tripolare non c'è più finalmente perché fortunatamente in Italia è stato abbandonato da poco, anche se ci sono ancora famiglie che ce l'hanno. La guida tecnica veramente revisionata, dove vi possono essere scritte delle informazioni utili riguardo al supporto tecnico italiano, e questa è la Quick Installation Guide, davvero interessante. Andiamola a vedere, molto molto sobria, finalmente rifatta da TP-Link, che vi spiega come collegare il modem router, quindi questa presa del telefono, con un cavetto lo collegherete al filtro DSL, da una parte il telefono e dall'altra il modem router, poi l'alimentatore da parete e quindi le porte LAN, ci collegherete un PC. La porta USB 2.0 per collegare per esempio un hard disk di rete e quant'altro. Qui dietro invece abbiamo le spiegazioni per quanto riguarda la tether up, come ci si collega al modem router. Questa è l'SSID, la password è scritta a fianco, e questa è la nuova interfaccia grafica che poi farò e vi farò vedere nella recensione completa di questo prodotto. L'ho testato per circa 2 giorni, ma lo testerò ancora e poi vi farò la recensione del prodotto. Cosa cambia dagli altri modem router? Innanzitutto le antenne sono semoventi, si muovono praticamente a 180 gradi, ma non si possono più intercambiare. Infatti vedete che TP-Link non ha più praticamente lasciato il connettore, non mette a fuoco la fotocamera, scusate, non ha più lasciato il connettore RPSMA per la sostituzione delle antenne. Andiamo a vedere, qui ci sono le 4 porte LAN, ricordo essere Gigabit Ethernet, e il tasto di VPS Reset, per esempio per collegare un range extender in maniera facile e veloce. Se tenuto premuto 10 secondi si resetta il prodotto. Quella sta la porta USB 2.0 per condividere per esempio un hard disk di rete o anche una stampante, se siete sfortunati e quindi avete una stampante soltanto USB la potete collegare qua e tranquillamente verrà riconosciuta in rete. Vi ricordo prima però di controllare la lista di compatibilità presente sul sito. Questa invece è la porta della DSL, dove chiaramente collegherete poi il doppino di casa vostra. Questo è il tasto on off, che non tutti i modem router hanno. In questo TP-Link è presente. Le antenne si muovono, sono antenne dual band, quindi sia su operanti sia su banda 2,4 GHz che su 5 GHz. Ma andiamo a vedere un attimino il design, perché lo trovo davvero molto molto bello. Non so se rende l'idea dalla videocamera, ma è leggermente bombato con questa serigrafia in rilievo di TP-Link, e qui sotto ci sono le spie, no scusate, qua in messe in orizzontale ci sono le spie
che identificano per esempio collegamenti Ethernet, la DSL, Internet e quant'altro. Nell'Archer D2, D7 e quant'altro erano messe in verticale, invece qua sono messe in orizzontale. Vedete che è leggermente bombato, qua è tutto aperto per far sì che l'area per far sì che venga areato bene. Devo dire che è costruito in maniera eccessa, 750 megabit, quindi abbiamo 300 megabit per quanto riguarda la rete a 2,4 GHz e 433 megabit per quanto riguarda la rete da 5 GHz. Quindi in sostanza un Archer D2, però con la rivisitazione della GUI, della Graphic User Interface, davvero rivisitata. Insomma, un prodotto che era atteso da tanto tempo. Devo dire che ringrazio l'ufficio stampa di TP-Link che me l'ha mandato in prova. Che dire, per questo breve unboxing è tutto. Vi lascio alla recensione che farò tra circa due settimane, sempre riguardante questo prodotto, e con particolare dovizia vi farò vedere la Graphic User Interface. Vi ringrazio, vi ricordo di mettere un mi piace al video, condividetelo con più persone potete, vi ricordo di iscrivervi anche al canale. Ciao da Alessandro Tech World.